Invece sarà la riforma dove si approva e si afferma un principio. Commetti un reato, sei ricco, paghi e ti liberi dall'impiccio del processo, come se nulla fosse accaduto, come un grande condono, come una grande sanatoria in salsa renziana. E la vittima, la persona offesa, l'anziano truffato, la casalinga derubata, scippata, borseggiata, che il reato lo subisce, diventa vittima due volte. Si deve accontentare di una mancia, di un'elemosina, delle briciole e stare zitto, cornuto e mazziato. Questa è la riforma della sinistra, cornuto e mazziato nei confronti del cittadino onesto e perbene.